Day after day I'm more confused, but I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Understand the things I do. The world outside looks so unkind. Allora, questa è la sesta edizione di questa mostra di moto storiche che si tiene al Teatro Manzoni ed è anche la prima che avviene dopo il decesso del presidente Giulio Mauri. È una mostra incentrata prevalentemente sulle moto di Giulio, che sono queste moto, tra cui l'ultima che ha utilizzato nel trofeo pre-65. È una mostra che avviene nell'ambito del Monza GP, che per la prima volta affronta questo tema rievocativo. Ci sono 32 moto, divise come sempre un settore del trial, il registro storico Gilera, alcune moto da enduro e moto da strada, ma il significato principale che il motoclub ha voluto dare a questa manifestazione è rievocare quella che era stata la presenza del nostro presidente, sia come presidente ma come pilota estremamente attivo, che aveva fatto restaurare queste moto. Sono tutte moto particolari, abbiamo il Guzzi Stornello, la James, la Bianchi Tonale e il BSA. Sono moto che Mauri ha usato nelle competizioni, spesso ha vinto anche a livello internazionale e che la famiglia ha voluto mettere a disposizione per questa manifestazione. Sono Ascherio Romeo, in questo momento vicario e vicepresidente del Motoclub Monza. Allora, dopo questo impegno della mostra di moto d'epoca, l'impegno più imminente che abbiamo è quello del trial delle regioni, che facciamo il 28 di ottobre a Barzio, nella location che ci servirà nel 2013 per il campionato mondiale, il 6-7 di luglio. Noi a Barzio, dove abbiamo già fatto il mondiale nel 2009, faremo il trial delle regioni, sempre in collaborazione con gli amici del Motoclub Assassino. Quindi il Motoclub va avanti e vi aspettiamo per darci una mano. Siamo sempre in via Ardigò. Grazie.